Massimo Garavaglia della Lega, vice ministro dell'economia e della finanza. Buonasera, ministro, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie. Allora, io partirei proprio da uno dei titoli del TG3 che ci raccontava di come la Commissione europea ha elaborato un documento sull'Italia assieme a tutti gli altri stati membri, ma in questo in particolare esprime forti preoccupazioni sul fatto che insomma la manovra economica italiana non sostiene la crescita. Non ci sono dentro misure, riforme che facciano pensare che l'Italia possa davvero raggiungere quell'obiettivo che è ancora fisso nei nostri documenti, cioè dell'1% di crescita, mentre la Commissione prevede poco più dello 0,2%. Ovviamente il governo risponde, ha risposto Conte, le misure funzioneranno, vedrete, ci crediamo, insomma, però ovviamente con l'ottimismo. Però insomma ormai è abbastanza insistente questa posizione di molti osservatori sul fatto che i conti italiani non, come dire, non mostrano appigli per credere che le cose possano migliorare. Lei che ne pensa? Ma noi abbiamo il dovere di essere ottimisti e fare in modo che le cose vadano meglio possibile, ma questo è scontato. Dopodiché abbiamo una situazione che oggettivamente è cambiata. C'è stata una forte frenata internazionale negli ultimi mesi dell'anno scorso. Noi dipendiamo molto dalle esportazioni, con la Germania l'interscambio è di circa il 30%, quindi va da sé che se frena la Germania freniamo anche noi, freniamo prima, e quindi questo ci dà due messaggi. Uno, che dipendere nella crescita solo dalle esportazioni è molto pericoloso, perché poi quando c'è una frenata freni e ti fai male. E quindi bisogna investire anche sui fondamentali, quindi domanda interna e investimenti interni. Non che non bisogna spingere le esportazioni, capiamoci, certo. Però non si può dipendere solo da quello. Però la Commissione dice, attenzione, perché il governo mette molta fiducia nelle misure un po' capisaldo della sua azione politica, reddito di cittadinanza e quota 100, e dice due cose. Guardate che il reddito di cittadinanza non basta a sostenere la crescita. L'idea è che mettendo un po' di soldi nelle tasche degli italiani si cresce rischia di non essere vera o quantomeno di essere sopravvalutata. Si prevede uno 0,15 di PIL in più, forse, se tutto va bene. E per quanto riguarda quota 100, la Commissione è ancora più preoccupata perché teme che faccia saltare i conti previdenziali. Su questo lei come si sente di rispondere? Previdenziali sono stati certificati dalla Ragioneria, che è l'istituzione più seria che abbiamo nel Paese, quindi nulla questio. Su quanto queste misure possono incidere sulla crescita? Prima una considerazione banale, e chiunque sa che le misure hanno un effetto dopo 4-6 mesi, le misure di politica economica. Siamo a febbraio e quindi ci vuole un po' di tempo prima che ci sia un però per fare del 2019 un anno bellissimo bisogna che i motori si scaldino presto, se no l'anno è lungo e non si, sì, e la crescita, sì, non si accumula. Ma guardi, non mi deve convincere, tant'è che dormo poco come molti. Questo ci dispiace saperlo, insomma, non vorremmo. Ma no, noi abbiamo tutti bisogno di dormire poco però per far partire l'economia del nostro paese. Noi abbiamo l'obiettivo di fare più PIL possibile, ma questo è comune a tutti indistintamente dai ruoli. E quindi, uno, ma questa è una considerazione banale, si impara a scuola, la politica economica ha un effetto di 4-6 mesi successivi. Due, bisogna anche vedere quello che c'è in più rispetto a quello che si legge dalla legge di bilancio. Le do un dato, si è appena votato in Sardegna, giusto per capirci, no? Certo. Lì fondo sviluppo e coesione non sono fondi europei, sono fondi statali, stanziati nel settennato, e siamo a metà del settennato, 1.500 milioni, spesi 66, ok? 66 su 1.500. Quindi, più che un problema di risorse aggiuntive, noi abbiamo bisogno di spendere le risorse. Noi abbiamo bisogno di un commissario alla spending, non alla spending review. Cancelliamo review, dobbiamo spendere i soldi che abbiamo a bilancio, e sono tantissimi, e purtroppo, per tutta una serie di motivi, che messa a posto quota 100 e reddito di cittadinanza, quantomeno dal mio punto di vista noi ragioniamo così, questa cosa è andata, adesso ci stiamo concentrando. Sì, ho visto che Conte ha annunciato due strutture nuove importanti presso la Presidenza del Consiglio, una struttura di missione, una task force, proprio per dare una spinta agli investimenti incagliati, di questo che stiamo parlando. Sì, ma se
sia pubblici che privati. Allora, pubblici abbiamo l'ira di Dio. Se guardiamo i dati della 150 miliardi, credo di aver letto da qualche parte. Ma se guardiamo solo la spesa dei ministeri, 2017 oltre 2 miliardi, spesi 400 milioni, capisce che c'è un problema, spesa di investimenti. Quindi noi abbiamo bisogno di acceleratori di spesa, da un lato. Banalmente una persona, un rompiscatole, che si mette a telefonare e a chiedere dove sta il parere, perché di questo parliamo. Dall'altro, di rimuovere ostacoli stupidi. Le do un esempio per capirci. Noi abbiamo il settore delle costruzioni che è messo molto male, e è un settore fondamentale per fare il PIL nel nostro paese. La certificazione delle aziende. È prevista una revisione ogni 2 anni, perfetto, bene, sembra una roba intelligente. Sì. Peccato che c'è stata la crisi e tante aziende perdono la certificazione. Non possono partecipare alle gare, partecipano ditte straniere, ma le pare una roba normale. Cioè, in un paese normale prendi e questa regola la cancelli, oppure fai una moratoria e tieni conto del fatto che c'è stata una piccola crisi. Senta, sono tante cose così che stiamo cercando di fare. Ci sono però un po' di, come li potremmo chiamare, di fantasmi che allignano nel dibattito economico italiano. La manovra aggiuntiva, c'è di mezzo la patrimoniale e poi l'aumento dell'IVA. A un certo punto è sembrato che il ministro Tria dicesse: beh, forse se siamo messi veramente male potremmo anticipare un aumento selettivo dell'IVA su alcune merci per disinnescare almeno in parte quelle famose clausole di salvaguardia. Sono solo fantasmi o prima o poi prenderanno corpo queste voci? No, sono brutti fantasmi. Allora, patrimoniale. La patrimoniale c'è già. Tra IMU e TASI, 21 miliardi messi da Monte in poi. Risultato, settore delle costruzioni piantato. 620.000 posti di lavoro persi. Ok? Questo è il risultato di mettere una patrimoniale. Perdi posti di lavoro e affossi un settore. Quindi la patrimoniale è la cosa più idiota che si possa fare in Italia oggi. E quindi dal mio punto di vista, ma dal nostro punto di vista, l'hanno detto tutti, non se ne parla neanche. Dopodiché devi proprio ribaltare la frittata. Prima di parlare di manovra aggiuntiva, se mai devi fare una manovra aggiuntiva, devi farla prociclica. Se uno pensa di fare una manovra aggiuntiva, cioè mettere nuove tasse quando c'è una frenata del PIL, va bene, allora parliamone. Facciamo come è stato fatto da Monti in poi. Risultato, il deficit PIL è passato dal 120 al 132%. Bel risultato. Senta, sull'IVA ci sono voci che si alternano, qualche volta si dice forse lo aumenteremo, qualche volta oggi Tria ha detto mai e poi mai, sono follie, non lo faremo mai, ci dobbiamo attenere a quest'ultima posizione. Ma guardi, noi avevamo circa 19 miliardi di clausole di salvaguardia. Adesso ce ne abbiamo 32. No, 32 sono un po' meno, 32 se guardi l'anno dopo. L'anno dopo. Se guardiamo il primo anno, sono stati aggiunti 9, però al netto di questo sì, abbiamo un problemone di clausole di salvaguardia, da un lato trascinate, dall'altro le abbiamo aggiunte perché è stata fatta una cosa, dal mio punto di vista, giustissima, cioè evitare la procedura di infrazione, cosa che è stata fatta, quindi noi guardiamo il lato positivo della faccenda. Dopodiché, come ogni anno, si affronterà l'argomento e si troverà una soluzione, con un'interlocuzione normale con la Commissione europea, come viene fatto tutti gli anni. Il punto vero qui è la crescita. In un momento in cui c'è una forte frenata dell'economia internazionale, noi dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per far ripartire la crescita. Che vuol dire? Da un lato domanda interna, scusi, prego. E lì ci sono le misure in campo. Solo il trattamento di fine rapporto anticipato, non solo legato a quota 100, attenzione, ma per tutto il pubblico impiego, mette almeno 6 miliardi di liquidità nel 2019 nelle tasche degli italiani. Ora, io non penso che tutti i 6 miliardi finiscano sotto il materasso. Speriamo. Probabilmente, no. Esatto, ma penso proprio di no. Qualcosa verrà speso e qualche effetto ci sarà. Ecco, questo non è contato, sì, da nessuna parte nelle previsioni, giusto per fare un esempio. Senta, mi faccia fare una domanda. Sì. Investimento.
Mi faccio fare una domanda di carattere più politico. C'è una folla di retroscena questi giorni sui giornali, no? Dopo anche le elezioni in Abruzzo, in Sardegna, si dice che i rapporti tra Lega e 5 Stelle si siano squilibrati, che c'è un po' di tensione, che il governo, che il paese è fermo e la Lega è particolarmente preoccupata di questa perché su molti dossier importanti non si trova un accordo, l'autonomia delle regioni, la TAV, la legittima difesa, insomma molte questioni. Piuttosto di non andare allo scontro in questo momento difficile si preferisce fermarle e la sintesi è un paese fermo in attesa che il governo trovi la quadra su una infinità di questioni. È girato anche un retroscena su di lei, ministro, non so se se lo ricorda, l'ho letto forse sul foglio, che arrivando alla Camera ha detto speriamo che oggi si lavori perché è un sacco di tempo che non ci fanno fare niente. Poi ieri oggi c'è un retroscena sul Messaggero che dice così non si va avanti, il paese è fermo. Insomma, tutto questo sono tutte invenzioni dei giornalisti o insomma questa sensazione che ci sia un po' un motore imballato è vera? Ma guardi, i giornali vanno letti una volta alla settimana di modo che si tiene solo il buono, non che non ci sia del buono tutti i giorni, però diciamo che va data un po' la tara giustamente, ma al netto di questo noi abbiamo da fare una considerazione abbastanza ovvia, rispetto a governi precedenti con maggioranze poco solide, qui abbiamo una maggioranza del Parlamento ampia, e con due forze politiche rispetto a, che ne so, io mi ricordo Prodi con circa 18 partiti, quindi complicato mettere insieme 18 partiti. È evidente che ci sono delle questioni aperte, ma come sempre quando poi ci si siede a un tavolo una soluzione si trova, è più facile in due piuttosto che in 18. Non siete preoccupati, anche qui i giornali raccontano, ma insomma che c'è anche Tria sembra l'abbia raccontato, ha detto sono stato a Macena al nord, gli imprenditori sono preoccupati perché la Lega ha un po' tradito le loro aspettative, ha detto che la TAV non è un problema in sé, ma è un problema perché fa vedere che l'Italia non è in grado di mantenere i suoi impegni e quindi gli investimenti esteri rischiano di non arrivare se cambiamo le leggi all'ultimo momento. Non sono temi che la preoccupano? Ma moltissimo. Io sono di Milano e ogni fine settimana mi confronto con tantissimi imprenditori più o meno grandi e la preoccupazione c'è, è forte, ma è giusto che sia così, altrimenti saremmo dei pazzi. Quindi è giusto che ci sia preoccupazione, ma deve anche esserci la consapevolezza che questo è un paese molto solido, siamo una delle economie più grandi del mondo, siamo la seconda manifattura d'Europa. Con un minimo di concentrazione per far ripartire la spesa di investimento riusciamo a mettere un po' di benzina adesso, perché poi quando riparte l'economia a livello europeo l'Italia, che è fortissima con le sue multinazionali tascabili a esportare e è fortissima e velocissima sui mercati, ha potenzialità di recupero sicuramente importanti. Adesso però che piove devi aprire l'ombrello e l'ombrello è la spesa di investimento. Come si dice in questi casi, quando in Europa piove in Italia grandina. Sì, ma poi viene prima il sole. Speriamo che sia così. No, c'è una polemica aperta, si dice che ci sia una polemica aperta tra il governo, almeno sul versante 5 Stelle, e il ministro Tria. Voglio farle sentire cosa ha detto Di Maio oggi. È chiaro che c'è qualche ministro che può esprimere la sua opinione su alcuni temi importanti, come è successo ieri per il ministro dell'economia, ma il contratto è il contratto. Va bene le opinioni personali, ma poi si fa quello che dice il contratto. Lei la condivide questa posizione così netta? Cioè ogni ministro può dire quello che vuole, però poi davanti al contratto si tace. È davvero così il punto di caduta? È sempre solo quello? Il programma è giustamente la lista delle cose che il governo si è impegnato a fare. Quindi uno deve concentrarsi prioritariamente sulle cose da fare. Questo è talmente. Però sa, per esempio, sulla TAV il contratto dice ridiscutere integralmente e voi e i 5 Stelle su questo ridiscutere integralmente avete interpretazioni diverse, no? Ma dice di discutere integralmente nel rispetto degli accordi internazionali. Per me è chiarissimo. Va bene. L'interpretazione vostra è quella che rispettando gli accordi internazionali la TAV vada fatta. L'interpretazione loro è che rispettando gli accordi internazionali non vada fatta. Comunque vedremo, troverete una quadra, come si dice in questi casi. Grazie Massimo Garavaglia, grazie per essere stato con noi e dorma un po' di più, vedrà che sarà utile a tutti.
Ma sì, no, ma fa No, bene, era una ci vediamo in battuta, era una forma. battuta. Va bene, grazie, arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro anche a lei.